Rieccoci in diretta, ben trovati, seconda parte del nostro TG che riprendiamo con la cronaca sindacale. Si è presentato ufficialmente questa mattina il nuovo commissario della FIM-CISL di Taranto. Si tratta del segretario generale dei metalmeccanici Marco Bentivogli. Il servizio. Il commissario della FIM-CISL a Taranto incontra gli iscritti proprio nel giorno in cui a Roma si discute dell'autorizzazione integrata ambientale. Si tratta del segretario nazionale della Federazione Metalmeccanici, del sindacato guidato da Bonanni, che in riva ai due mari prende le redini di un contesto nel quale le tensioni avevano, a suo dire, reso difficile il perseguimento di obiettivi condivisi. Ai nostri microfoni Marco Bentivogli si mantiene piuttosto cauto e non entra nel merito di tali contrasti, seppur sollecitato. Una frattura su quali temi? Beh, una frattura nei rapporti che ci sono, ovviamente per fortuna la nostra organizzazione, no? È un'organizzazione pluralista in cui ci sono più posizioni. Ovviamente noi pensiamo che ci si debba sempre arrivare a una sintesi e anche le maggiori, le diverse posizioni devono essere ricondotte a una sintesi. Questa difficoltà nell'ultimo periodo si è manifestata e ovviamente noi abbiamo pensato di utilizzare questo strumento proprio per resettare quelle che sono più problematiche interne e ripartire invece rioffrendo una FIM forte sul territorio. Questi giorni gli occhi della città di Taranto sono puntati sulla capitale e quindi sul provvedimento AIA, l'autorizzazione integrata ambientale per lo stabilimento Ilva di Taranto. Qual è la posizione della FIM? Noi pensiamo che l'AIA vada ovviamente ottenuto da parte dello stabilimento. Pensiamo che l'Ilva debba ancora fare di più per impegnarsi per il rispetto delle regole. Gli impegni del segretario nazionale lasceranno ampio spazio d'azione al vice commissario nominato dal direttivo nazionale. Si tratta di Vittorio Massanelli. Il momento in cui la FIM nazionale interviene con un commissariamento per una realtà è proprio perché vuole mettere in moto un meccanismo che è capace di, da un lato, di rivitalizzare, di rinnovare, di provocare quei processi di cambiamento che sono necessari per rendere la vita dell'organizzazione sempre attuale e capace di stare di fronte ai problemi che si presentano. E torniamo alla cronaca. Incendio doloso questa notte di un camion adibito alla pubblicità. Intorno all'una il veicolo fermo nello spiazzo di Viancona, angolo via Dalmazia, ha preso fuoco andando distrutto quasi completamente. Stiamo appunto vedendo le immagini. L'origine è sicuramente dolosa in quanto accanto ad esso è stato ritrovato del liquido infiammabile. Sconosciute al momento le motivazioni dell'atto incendiario. Sono comunque in corso le indagini, intervenuti sul posto in seguito alle segnalazioni dei cittadini, polizia e vigili del fuoco. E andiamo avanti, parliamo adesso di infrastrutture e convegno nel salone di rappresentanza della provincia di Taranto dedicato alle possibilità di sviluppo del porto ionico fra lungaggini burocratiche e lunghe attese. Mai come in questo momento i tarantini hanno bisogno di un reale interesse della politica alla questione. Porto chiave per lo sviluppo dell'economia tarantina, perché il solo in Italia poter concorrere con i vicini porti africani. Porto come sbocco per la tragica situazione lavorativa cittadina, porto come reale politica di sviluppo di un blocco da cui non si riesce a uscire. Eppure ancora c'è da fare in un'infinita fase transitoria e di attesa. È proprio di questo che si è parlato nel convegno del Partito Democratico, a cui ha partecipato anche la dirigente nazionale Gilda Binetti, un convegno da cui è emerso il bisogno di farlo diventare realmente, con pochi fronzoli, priorità politica, e in cui è aleggiato il fantasma noto delle lungaggini burocratiche che potrebbero bloccare la piastra logistica dello scalo ionico. Siamo di fronte alla burocrazia eterna, rispetto alla quale, tra documenti e letture, tra ulteriori certificazioni ed altre, come dire, nel paese, come dire, siamo di fronte alla gerontoburocrazia. Il problema è sempre uno, cioè le piastre logistiche, se non partono, non si ha uno straccio di competizione col grande problema che oggi stiamo affrontando oggi qui a Taranto. Io personalmente l'ho affrontato a Gioia Tauro giovedì scorso anche, che stanno per partire nei prossimi 3 anni altre 9 porti terminal per container, tutti schierati sul Nord Africa e su la Spagna. Ora, l'elemento di competizione sono le piastre logistiche,
gli incentivi fiscali e la omogeneizzazione dei costi. Stiamo lavorando con grandissime difficoltà, io penso che sia giunto il tempo che l'intera Regione Puglia e l'intero Governo nazionale assume questo come una priorità. Noi abbiamo fatto di tutto, ormai siamo vicinissimi a raggiungere aver liberato le aree del District Park. La comunità locale ha lavorato, però il problema è che un porto di queste dimensioni ha bisogno di un rapporto con i grandi investitori logistica adeguato. In più si aggiungono le lungaggini burocratiche che hanno molto condizionato lo sviluppo del nostro porto. Noi abbiamo messo 7 anni per liberare i finanziamenti per la piastra logistica, sono 3 anni che lavoriamo per superare tutti i vincoli imposti sul District Park. Ecco, questo io insisto, un progetto così strategico meriterebbe un'autorità forte di coordinamento che semplificasse i tempi e procedure e facesse partire le opere. Ancora la cronaca, il comando provinciale della Guardia di Finanza di Taranto continua ad eseguire specifiche indagini nel settore della tutela ambientale. I militari di Manduri hanno sottoposto a sequestro un'area di vita di scarica abusiva avente un'estensione di circa 2000 metri quadri nel comune di Torricella. I finanzieri hanno accertato la presenza sulla nuda proprietà di oltre 100 tonnellate di rifiuti speciali, gran parte dei quali provenienti da lavori di costruzione e demolizione di edifici. 100 milioni di nuove tasse in Puglia, è stato questo il tema della conferenza stampa del Popolo delle Libertà tenutasi ieri sera in Piazza Madonna della Neve a Crispiano. 100 milioni di nuove tasse in Puglia. È la denuncia del PDL che a Crispiano, partendo dalla piazza, luogo simbolo della comunicazione alla gente, ha voluto lanciare per mostrare quello che gli esponenti del Popolo della Libertà definiscono l'ennesima beffa del governo Vendola. Dopo 700-800 milioni di euro di disavanzo per la sanità, abbiamo avuto la sorpresa subito dopo le elezioni amministrative che ci sono state di l'aumento dell'IRPEF. Penso che siamo l'unica regione più tartassata in Italia, credo che adesso si stia prendendo conoscenza effettivamente delle illusioni che aveva fatto il governatore con la sua giunta e oggi ci troveremo a pagare, poveri noi, solo ed esclusivamente un'imposta che deriva sostanzialmente dalla cattiva gestione di Vendola, non solo della sanità ma anche da tutta una serie di sprechi che poi sono a carico dei cittadini pugliesi. Fortemente criticata anche l'amministrazione cittadina che a Crispiano ha portato a un aumento della TARSU del 40%. Questo è un aumento indiscriminato che noi abbiamo contestato nelle sedi istituzionali, in sede di Consiglio Comunale, e abbiamo ritenuto che la misura non fosse adeguata. Abbiamo anche indicato in un'ottica propositiva quelle che potevano essere le ragioni di una diminuzione, individuando i fondi necessari altrove attraverso soprattutto la internalizzazione del servizio di riscossione e accertamento. Il comune viene mal amministrato, non ci sono idee, non vediamo nulla, non vediamo un futuro per la nostra comunità, quindi vogliamo dialogare con la gente organizzando una serie di incontri, partendo con questo incontro parlando delle tasse. Le 14:36 minuti, termina qui l'appuntamento con la nostra informazione. Al momento per la cronaca non ci sono ulteriori novità, la linea torna ai colleghi della regia, Luca De Vito e a Cristian Palazzo. Domenico Caparrotta, grazie per essere stati con noi, non andate via, subito dopo lo sport. Arrivederci.